per motivi di sicurezza vi invitiamo a sistemare il bagaglio a mano sotto la poltrona di fronte a voi o nelle cappelliere sopra di voi. Grazie. Benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sappiamo che tanti e tanti di più hanno fatto il pellegrinaggio nel silenzio, ma soprattutto nella penitenza, perché era davvero una penitenza venire qui. Se pensate che la stessa Santa Brigida dalla Svezia volle venire qui e fece di tutto finché non riuscì a venire in pellegrinaggio qui, soltanto che il rischio di perdere la vita questo pellegrinaggio e anche in altri era davvero alto. Si sapeva quando si partiva, non si sapeva quando si tornava e soprattutto non si sapeva se si tornava, ma si faceva con tanta fede e si faceva per diversi motivi. Il motivo principale era il pellegrinaggio di espiazione. Molti peccatori venivano a chiedere, a supplicare perdono per i loro peccati, soprattutto per i grandi peccati.
altro motivo di pellegrinaggio era motivo di devozione, come quello che più facilmente noi siamo abituati a fare oggi, un motivo così di santa curiosità per visitare e vedere dove il Signore ha vissuto, ma più che curiosità direi un pellegrinaggio che possa permetterci di sperimentare anche noi quello che il Signore stesso ha sperimentato, ha vissuto negli stessi luoghi. Ecco perché è anche bello sentire il caldo afoso che Gesù ha sopportato per tutta la sua vita, o come sperimenteremo la pioggia, la tempesta anche sul lago. Attrezzatevi. È bello sentire il freddo intenso, vedere la neve a Betlemme, a Gerusalemme. Non è una favola la neve sul presepe, è proprio vera, anche se non è così frequente, ma c'è la neve a Betlemme, a Gerusalemme. Dunque, questo pellegrinaggio ci dobbiamo disporre sia a offrire qualche sacrificio. In verità, ecco, dicevo, questo aspetto è ridotto all'osso, diciamo così, perché stamattina stavamo a Napoli, qualcuno almeno, o qualcuno ieri stava a Trento o a Trieste, e stamattina sta a 2500 km di distanza, con una fatica piuttosto, diciamo, ridotta rispetto a quella che facevano i pellegrini che partivano anche da più lontano a piedi o in carovana e poi in nave in mezzo alla calura, in mezzo al freddo, ma anche e soprattutto in mezzo ai pericoli di briganti, ce lo dice anche San Paolo, pericoli, ecco, di ladri, pericoli di eserciti, pericoli di ogni genere, ecco, per vedere questi posti, per stare su questi posti. Ecco, noi ci dobbiamo fermare purtroppo con Cesarea perché siamo già arrivati al Monte Carmelo che sta davanti a noi. Qui c'è vedete il trono, lo vedete di spalle, chi non c'è mai stato forse non si rende conto, c'è il trono
si vede la testa della Madonna del Carmelo. Allora è un luogo, un santuario mariano per eccellenza, il santuario dello scapolare, il santuario dell'affidamento totale a Maria, la consacrazione totale a lei, il santuario in cui dobbiamo rivolgerci personalmente e intensamente alla Madonna, perché qui è potente. Se voi pensate che lo scapolare fa tanti miracoli in tutto il mondo, pensate qui, ecco, dove c'è il luogo originario, anche se poi ecco, la promessa del privilegio sabatino è in Inghilterra, no? A San Simone Stock, superiore generale dei Carmelitani in Inghilterra. Però qui, ecco, c'è l'ordine del Carmelo dalle origini fino a oggi. Ecco, dalle origini, insomma, le origini sono, abbiamo detto, degli eremiti, ecco, che facevano vita comune, la regola agostiniana, poi man mano si costituiscono in ordine, poi si diffondono in tutto il mondo. Comunque, ecco, la Madonna del Carmelo, la mediatrice delle grazie, è un luogo molto importante per il culto a Maria, per la devozione a Maria, anche la teologia mariana, perché, ecco, vediamo qui quest'opera di mediazione di Maria che dona la pioggia, la nuvoletta, abbiamo sentito, no? La nuvoletta che dona la pioggia e Maria che dona Gesù. C'era siccità da 3 anni, non pioveva, non c'era niente. E immaginate in quelle società e culture dove tutto si fondava sull'agricoltura e la pastorizia, togliete l'acqua e gli animali muoiono. Non cresce niente, non c'è farina, non si mangia, è veramente tragica la situazione. Ovviamente la siccità c'era per i peccati del popolo. Chi è che ci salva? Ecco, la nuvoletta che viene dal mare è appunto la Vergine Maria che porta finalmente l'acqua della vita. Gesù lo dirà, io sono l'acqua della vita, proprio in questa terra lo dirà. Ecco, perché qui l'acqua è importantissima, appena siamo entrati nel pullman, l'acqua, ecco, perché veramente, ecco, l'acqua è importante, ma questa acqua ci ricorda l'acqua che Gesù ci dà. Allora, l'acqua della vita, la Madonna ci dà l'acqua della vita, allora anche in questo pellegrinaggio abbiamo bisogno dell'acqua della vita. Abbiamo lo scapolare, quasi tutti, chi non ce l'ha, ecco, che se sarebbe l'occasione opportuna che faccia l'imposizione, ecco. Però c'è il ricordo di Elia che sconfigge, io l'ho solo accennato, ma guardate che Elia è un vulcano di evangelizzazione, è una potenza enorme, lui è andato contro tutti, contro re e regine, vi ricordate, lo cercavano a morte, la regina, l'empia Jezabele. È qui, proprio qui, piede del Carmelo. Lo cercavano a morte Elia perché lui denunciava chi è Jezabele. Jezabele è una pagana. Lo sbagliano, sì, lei l'ha fatto, ma l'ha fatto il marito, perché era un ebreo, un credente, e si è sposato a questa donna che ha portato, e questa è stata la cosa grave, nel territorio di Israele tutti gli dei pagani. E siccome Acab era un re che non valeva niente sull'aspetto della fede, ecco, lui ha introdotto questi culti pagani nel terreno sacro di Israele. Allora, questo che cosa ha comportato? Se lo fa la regina, lo facciamo anche noi, diceva la gente. E allora, capite, la fa la regina. E si cominciavano a fare anche matrimoni con i pagani. Era vietato il matrimonio, vi ricordate? Israele vietò il matrimonio tra ebrei e pagani per questo, perché una volta che sei sposato, tu c'hai il tuo Dio, io c'ho il Dio di Israele, vabbè, poi ci sono i tuoi parenti, i miei parenti, facciamo festa qua, facciamo festa anche i tuoi dei, i miei dei. Ecco, Israele ha detto no, non è possibile, se no la religione finirà. E in effetti, voi sapete che il regno di Israele è stato diviso in due. Il regno del nord, dove ci troviamo, era molto lontano dalla fedeltà. A Gerusalemme respiriamo la fedeltà a Dio, no? La città santa.
Giuda è rimasto fedele, alla fine pure loro hanno ceduto, no? Ma non così tanto come qui, il regno del nord, i re del nord erano veramente molto corrotti, uno buono non ce n'è stato. Almeno nel sud abbiamo tre bravi re. Davide è il primo, poi Ezechia prima e poi l'ultimo re, ecco, che è vissuto in grazia di Dio, nel senso che era veramente amato da Dio, era Giosia. Ci hanno provato in tutti i modi a togliere, che cosa? L'idolatria, quella che Elia ha combattuto con tanta forza e non ci sono mai riusciti. Sempre per questa via di promiscuità, anche per via di matrimonio. Allora, Elia invece combatte con tutte le sue forze e denuncia apertamente, ma veramente con energia, è rappresentato con la spada Elia, è veramente, la spada era la sua lingua, ovviamente lui non... Beh, quella volta usò proprio la spada, però era la sua lingua che dava fastidio. E Jezabele, che veniva accusata da Elia, e anche Acab, che venivano accusati, lo volevano uccidere a un certo punto, non sopportavano più questo profeta di Yahweh. Elia era così scoraggiato e perseguitato che una volta se ne andò lontanissimo, dice: io del Signore non ne voglio più sapere, se ne andò in mezzo al deserto, perché poi si addormentò sotto l'albero e lì che cosa successe? Che il Signore, ecco, attraverso l'angelo, gli mandò un pane e gli disse: si era avvilito dopo tante persecuzioni, però attenzione, gli dice questo pane, dice: mangia questo pane e camminerai per 40 giorni e 40 notti fino al monte Horeb. Dove sta il monte Horeb? Sul Sinai, quindi 500 chilometri. Ecco. E lui tornò poi dal monte Horeb rinvigorito ancora di più e cominciò a combattere ancora di più l'idolatria e il paganesimo e fece quella famosa sfida su questo monte, la sfida con i sacerdoti di Baal. Baal è il dio dei Cananei, che erano qui, vi ricordate? Prima del popolo di Israele, qui abitavano i Cananei, è la terra di Canaan. Allora, Giosuè introduce il popolo nella terra di Canaan, però c'erano i Cananei. Il Signore dice a Giosuè: devi, ecco, farli sparire, perché hanno offeso gravemente Dio, i Cananei, perché oltre a tanti, all'idolatria, immolavano i figli. Cosa gravissima, immolare i figli a Dio. Addirittura un re di Israele, il padre di Ezechia, anche lui a Gerusalemme, in quello che adesso è la Geenna, la Celdama, prima dove, quasi dove si incrocia il Cedron e la Geenna, lì immolò i figli. E perciò fu maledetta la Geenna dopo, no? E si chiamò, quella è la valle di Innon, divenne poi, ecco, la Geenna, un luogo maledetto. Allora Ezechia fece la sfida su questo monte, vi ricordate l'episodio? Ci portiamo, facciamo una sfida, vediamo chi è il vero Dio. Fece mettere delle pietre, della legna, un grande catasta di legna, su questa fece mettere un animale, un bue ucciso, fece ecco, cospargere di acqua tutto e poi disse: cominciate a pregare, prima voi cominciate, vi do la precedenza, cominciate, pregate il vostro Dio e vediamo se scende un fuoco dal cielo che bruci questo animale, questa legna bagnata, insomma. Che cosa succede? 400 sacerdoti si mettono a fare le loro preghiere, poi siccome non sentiva, siccome non succedeva niente, cominciano a farsi le incisioni con coltelli, si incidono tutti, sangue, non finiva, cose orribili. Intanto Elia li prende in giro: gridate più forte, forse sta dormendo il vostro Dio. E poi dopo, ancora di più, forse è sovrappensiero, sta pensando, gridate più, li piglia pure in giro. Non succede niente. Tocca a lui fa aumentare l'acqua
versata, fa fare dei canaletti, insomma, e poi comincia a pregare immediatamente, scende il fuoco e incendia tutto questo, questa offerta. Ecco, che cosa succede? Che poi avete perso e fa fuori letteralmente, per ordine di Dio, 400, questi 400 sacerdoti che sarebbero stati, come erano già, la rovina del popolo che doveva portare la fede di Mosè, di Abramo, di Mosè, e doveva essere la preparazione del Messia. Ecco come si spiega, forse a volte voi siete stati scandalizzati dalla lettura dell'Antico Testamento, è vero, ma tante guerre, ma come il Signore dice a quelli uccidete, insomma, paesi sterminati, ma com'è possibile? È possibile? Ecco, allora voi capite che per garantire la fede pura che Israele doveva trasmettere, il Signore, ecco, ha voluto lo sterminio di queste persone che si erano gravemente opposte al Signore. Il Signore a loro, ai cananei, gli dava, diciamo, la grazia di poter, tra virgolette, di poter rifiutare la corruzione estrema in cui poi sono caduti. Ce l'avevano. Invece loro si sono incattiviti, abbrutiti, a tal punto che il Signore ha detto, per custodire la fede di Israele e impedire che Israele venisse corrotto, ecco, è meglio per voi che, ecco, sparite. È meglio, un atto di misericordia, perché se andate avanti sarà l'inferno molto peggio. D'accordo? Quindi, allora, per quello il Signore, ecco, permise anche quella cosa, volle quella azione. In quel modo Elia arginò tantissimo, ovviamente, il culto baalistico, e così in quel modo, diciamo che la religione di Israele si diffuse più facilmente, anche se poi Elia, dopo quello, dovette scappare, perché, ecco, il re si arrabbiò molto di più. Elia maledisse il re e la regina per quello che avevano fatto, e in effetti dopo poco fecero una morte orrenda e misera, secondo la maledizione di Elia, che non sto qui a dire perché è brutta veramente. Però, ecco, non è che era cattivo, è la giustizia di Dio che puniva quelli corrotti fino all'ostinazione massima, come era, diciamo, Acab e la moglie. Allora capite, qui tutta questa potenza per la difesa della fede vera. Allora il Carmelo è anche questo. Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di avere una fede pura, come quella che il Signore voleva da Israele e che Elia ha difeso a costo della vita, perché lui ha capite che rischi, ecco, e che non è riuscito a impiantare. Però comunque ha aiutato grandemente Israele a recuperare la fede. Siamo al confine con il Libano, poco, ecco, oltre, quindi c'è il Libano, c'è Tiro, Sidone, che sono lì. Allora Gesù, immaginate, qui siamo ovest, no? Est sta lì, ecco lì sopra le montagne dove andiamo c'è Nazareth, no? Da Nazareth Gesù poi è andato alla zona nord fino a Tiro, Sidone, vi ricordate? Perché non c'era nessuno che lo ascoltava, e se n'è andato da quelle parti, no? Tiro e Sidone che sono là.
e poi è ritornato indietro. Però tra Tiro e Sidone ci ricorda anche l'episodio di Elia, vi ricordate? La vedova di Zarepta di Sidone. Ecco, e Gesù userà questa espressione per dire che gli abitanti di Cafarnao non avevano fede, gli abitanti di Corazin, di Betsaida, dove andremo. E gli dice: se in Israele ci fosse stata la fede, il Signore vi avrebbe aiutato. Invece succede adesso come al tempo di Elia profeta. C'erano molte vedove al tempo di Elia profeta, ecco, ma nessuna di esse fu mandato Elia per aiutarla a sopravvivere, no? Con il miracolo, ricordate, dell'olio, ecco, se non alla una vedova, non di Israele, una straniera, pagana, però che era integra moralmente, diciamo, di fede, era in buona coscienza, fu mandata solo a lei, alla vedova di Zarepta di Sidone. Quindi gli ebrei già dice: ma come? Un pagano è meglio di noi che siamo il popolo di Dio? E Gesù dice: non c'è la fede, che se ci fosse stata la fede, capite, il Signore vi avrebbe aiutato. Invece io qua, perché lo criticavano, fai qua i miracoli che fai da altre parti, perché non li fai? Perché voi cercate i miracoli solo perché vi interessa, volete mangiare. Quando fece il discorso a Cafarnao sull'Eucaristia, sul pane, dice: perché voi avete mangiato e perciò volete venire presso a me, non perché avete la vera fede. Allora così dice, ecco, al tempo di Elia fu così. Al tempo di Eliseo, che è discepolo di Elia, la stessa cosa è successa a proposito della lebbra. C'erano molti lebbrosi al tempo di Eliseo, ma nessuno di essi fu guarito se non Naaman il... Dov'è la Siria? Napoli? Dov'è la Siria? La Siria sta di là. Sta lì più o meno, perché il Libano, no? Il Libano è lì. Il Libano è una striscia, è piccolo. Poi c'è la Siria. Infatti Israele confina, il Golan è di là. Israele confina con il Libano e con la Siria e la Giordania. Giordania, Siria e Libano. Va bene, il Monte Hermon, infatti, è un po' del Libano, un po' di Israele. Ecco, allora chi fu guarito dei lebbrosi? Nessuno se non Naaman, il Siro, probabilmente di Damasco, no? Ecco, c'erano tanti lebbrosi in Israele, tanti, nessuno fu guarito, uno straniero che non era nemmeno ebreo. E allora voi volete i miracoli, per che cosa? Ecco, allora tante volte anche noi facciamo tante richieste al Signore, gli chiediamo tante cose, ma perché vogliamo stare tranquilli, senza problemi, ma mica perché vogliamo veramente credere in Lui. Ecco, va bene, allora se avessimo una fede grande, il Signore ci farebbe veramente tanti miracoli.